Arte con Cas News in una location straordinaria, inedita, un'anteprima di quello che vedrete nei prossimi mesi. Iniziamo subito con la prima: le gallerie d'arte sopravvissute al lockdown. Arriva la parte difficile. La seconda: Arte con Cas News, i musei sono più social, ma solo uno su quattro ha un piano digitale. La terza: TikTok per l'arte. Tempo di nuovi social per il mondo dell'arte? Iniziamo subito con la prima. In queste settimane riaprono gli spazi delle gallerie d'arte tra Hong Kong, Londra, Italia, ma i collezionisti chiedono sconti sempre più alti e i galleristi devono adattarsi ad una nuova modalità di interazione sociale. Durante il lockdown le vendite milionarie di opere d'arte non sono di certo mancate, queste sono avvenute online. Si parla di un dipinto di Cecil Brown venduto a 5,5 milioni di dollari, ma ora arriva la parte più difficile, la ripartenza. E mentre le gallerie riaprono, la fiera più importante del mondo, Art Basel, ha annullato l'edizione 2020, mentre i collezionisti chiedono sconti fino al 30% sulle nuove opere, arrivando a chiedere addirittura il 50% su quelle di secondo mercato. Più di 150 gallerie USA hanno dichiarato di aver previsto un calo del 73% delle entrate nel secondo trimestre del 2019 e anche le grandi gallerie non sono state risparmiate. La strategia digitale è quella di una strada da intraprendere con coscienza e intelligenza per ottenere risultati e scoprire nuove modalità di interazione con il proprio pubblico di collezionisti. Seconda Arte con Cas News di oggi. L'Osservatorio di Innovazione Digitale dei Beni e delle Attività Culturali del Politecnico di Milano ha condotto una ricerca sui 430 musei, monumenti e aree archeologiche italiane. I risultati non sono ancora soddisfacenti, infatti solo il 24% dei musei ha un piano strategico per l'innovazione digitale e ben il 51% dei musei è privo di Wi-Fi e solo il 23% ha il ticketing online. È innegabile, come ho scritto nel mio libro L'arte post-coronavirus, edito da PM, che l'emergenza Covid abbia visto una vera e propria corsa all'oro digitale da parte dei musei. Con il 76% dei musei presi in considerazione nella ricerca dell'osservatorio che risultano attivi con un account social, dove Facebook si conferma il più diffuso, seguito da Instagram e alcune istituzioni che sperimentano in queste settimane e giorni TikTok. Le prospettive future sono ancora in divenire, la strada è ancora lunga, ma l'alfabetizzazione digitale è in corso. Affidarsi agli esperti di strategie digitali è la risposta. Terza e ultima Arte con Cas News, TikTok è la piattaforma dei brevi video animata dalla creatività dei giovanissimi, che diventa sempre di più una finestra sui grandi capolavori dell'arte, grazie ai nuovi account creati proprio in queste settimane dalle istituzioni museali. Premiata da una pioggia di like, la creatività spontanea di TikTok applicata al mondo dell'arte sta rivelando un esperimento vincente. L'interesse delle community dimostra come i capolavori custoditi nelle sale dei musei incuriosiscano le generazioni dei più giovani, ma anche la storia dell'arte può essere riletta in chiave differente, sfruttando a volte l'ironia e l'attualità. Strumenti utili per diffondere la cultura in un social che fino ad oggi è stato l'appannaggio dei giovanissimi, ma grazie alla sua enorme diffusione sta incuriosendo anche gli adulti. Lo dicono i numeri. Nell'ultimo mese TikTok ha superato nel mondo i 2 miliardi di iscritti. Tra gli account di musei che spopolano in Italia, quello delle Gallerie degli Uffizi con oltre 21.000 followers è il più riuscito. Nel mondo il Carnegie Museum di Storia Naturale di Pittsburgh conta oltre 155.000 follower e oltre 2 milioni di like. Ancora una volta è tempo di cambiamenti e di nuovi social. Anche io sono su TikTok. Non ballo, non danzo, ma racconto l'arte. Come sempre parlo di arte e innovazione e lo faccio sotto il nickname, come sempre, Arte Concas. Vi aspetto su TikTok per raccontare e vivere l'arte ogni giorno. Come anticipato, siamo in una sede unica e speciale, siamo al Mal di Nuoro. A breve i nuovi talks dal vivo e una nuova serie di video che raccontano questa volta i musei. D'Arte con Cas News è tutto, a voi un'altra grande settimana d'arte.